Mister Buonocore, per presentare la partita di domenica per l'Ischia che ritorna dopo il turno di riposo contro il San Marzano, le chiedo come sono andate queste 2 settimane di riposo per l'Ischia? Ha avuto la possibilità anche di recuperare un po' quei giocatori che non erano al meglio delle condizioni? Ma recuperare, vabbè, Matteo Arcamone che era squalificato, il resto siamo rimasti uguali, insomma, nel senso che Talamo è ancora infortunato, abbiamo Majorana infortunato e poi abbiamo squalificato Barillane e Baldassi e Padalane è infortunato ancora, quindi siamo un po', insomma, in emergenza. Ecco, infatti, prima di chiederle cosa ne pensa della partita, che previsione si è fatto, è una partita complicata anche al di là di queste, proprio considerando queste assenze, perché oltre ai giocatori cacciatori che non ci saranno per infortunio, poi si aggiungono anche Baldassi e Ballirano che per squalifica non ci saranno. Anche questo è un tema che rende ancora più complicata, diciamo, la partita con il San Marzano. Beh, sicuramente sono giocatori che hanno giocato tante partite, quindi sicuramente sono giocatori che se giocano vuol dire che sono, insomma, importanti in quello che siamo noi, però insomma, noi insomma, 11 facciamo anche buoni giocatori, siamo, quindi sicuramente siamo un po' in emergenza, però sicuramente andiamo a fare secondo me, una buona partita. Con una squadra secondo me all'altezza di fare una partita contro una squadra che in questo momento è in difficoltà, però è una delle squadre che all'inizio del campionato era partita per vincere, che hanno investito molto, sono in difficoltà e dal cambio dell'allenatore sono andati, insomma, hanno avuto fino a un mese fa un rendimento buono, poi hanno avuto un po' di problemi nell'ultimo mese, hanno vinto una partita, hanno perso 2 o 3 di seguito. Però l'allenatore è anche mio amico, abbiamo giocato insieme a Venezia e domani, insomma, domenica sono contento di rincontrarlo dopo tanto tempo. È un buonissimo allenatore che sicuramente lì gli darà, insomma, quello che hanno bisogno per avere un finale di campionato importante, che San Marzano, insomma, ha fatto investimenti importanti. Ecco, 4 sconfitte e una sola vittoria nel 2024 per quanto riguarda il San Marzano. Vedendo sulla carta si potrebbe pensare a una partita un po' più semplice rispetto a quella che in realtà forse ci racconterà un San Marzano che rispetto a come dice i risultati vorrà fare i 3 punti perché vuole trovare la salvezza e vuole trovare anche un posto nei playoff, un Ischia anche che vuole andare per trovare i punti per la salvezza e anche per continuare No, questo sogno. vabbè, una partita difficile, penso che sia difficile per tutte e due le squadre, perché noi andiamo a giocare la partita senza nessun tipo di problemi, come abbiamo fatto, ma anche se eravamo in una situazione l'inverso di classifica, non ci cambiava assolutamente niente a noi, cioè noi abbiamo un concetto di calcio, lo portiamo avanti, e loro ne hanno un altro, lo portano avanti. Sarà una partita difficile, una partita contro una squadra strutturata molto fisicamente. È una squadra buona, dei giocatori forti, giocatori importanti. Sarà una partita difficile, però noi, te l'ho detto, siamo in un buon momento, i giocatori che giocheranno faranno sicuramente molto bene, e chi, insomma, non farà rimpiangere chi mancherà per squalifico o infortunio, insomma. Rispetto allo 0-0 che ci fu al Mazzella nella partita dell'andata, si aspetta una partita, diciamo, simile o che possiamo vedere invece una partita diversa? No, io credo che loro cercheranno di giocare, no? Avranno più. È una squadra che ha molto possesso palla, quindi ha cambiato allenatore, ha concetti un pochettino più o meno simili nel gioco, 4-4-3, 3-4-1-2, 3-5-2, insomma, quello è. Però ha sicuramente le sue idee, sicuramente sarà una partita totalmente diversa da quella che abbiamo visto all'andata qui a Ischia.
Considerando, ecco, le assenze di cui abbiamo parlato, il modulo, diciamo, lo schema tattico avrà delle variazioni oppure l'Ischia giocherà come, diciamo, ha sempre giocato? No, non lo so, adesso abbiamo provato tante situazioni, adesso abbiamo un altro giorno ancora per abbiamo la rifinitura sabato, proveremo ancora altre cose e poi dopo, insomma, poi decidiamo con calma, possiamo giocare in tante maniere, quindi noi stiamo provando e vediamo quello che poi che posso, insomma, quello che mi farà più avere la situazione di quello che andiamo a fare domenica prossima, deciderò, insomma, in base a quello che fino a domenica deciderò, insomma, di fare, insomma. Lungo, chiamato alla sua prima da titolare al ritorno, come lo sta vedendo in campo, in allenamento, dopo anche il, diciamo, primo passo nel suo ritorno con l'Ischia non proprio perfetto, diciamo. Vabbè, che Longo gioca domenica l'hai detto tu, non lo so, vediamo fino a domenica. Lui insomma non ha giocato tantissime partite in questi 6-7 mesi, Giuseppe, quindi non è che non ha tutta la partita, sicuramente sta meglio dall'inizio dell'anno che dall'inizio da quando è arrivato un mese e mezzo fa qui, e quindi sicuramente, insomma, sarà della partita, perché poi dopo noi non abbiamo tante, insomma, alternative, no, davanti abbiamo Nico squalificato, Valerio Baldassi, Talamo è infortunato, Valerio Baldassi, non abbiamo tante alternative, no? Poi, insomma, c'è il ragazzo Quirino che può giocare attaccante e poi ci sta lui, no? E Aniceto pure, però ancora, insomma, sicuramente sarà della partita, non so se dall'inizio o a partita in corso, però, insomma, sicuramente giocherà, insomma. Ecco, lei ha parlato di Quirino, e mi ricordo che durante l'anno delle nostre conferenze abbiamo sempre parlato di Quirino, che inizialmente era uno di quegli under che si era messo meno in risalto rispetto ai Patalano, a Camone, Gianni Vito Ballirano, per citarne alcuni. L'ultima partita, gol, ma soprattutto prestazioni importanti, un giocatore che può fare tanti ruoli, diciamo che ora sta uscendo tutta quella potenzialità, tutta quella qualità che ci aveva sempre detto in conferenza. Vabbè, ma comunque lui fa un percorso diverso dagli altri, nel senso che Padalano e Matteo Arcamone già stavano qua con noi dall'anno scorso, quindi già ha vinto il campionato d'eccellenza, avevano giocato con giocatori importanti, no? Luca veniva dal Procida e faceva promozione, ha fatto un buon campionato, però il livello è diverso, anche gli allenamenti sono diversi. Così come Simone Di Meglio, uguale, no? Devo fare, insomma, un percorso di apprendistato, di giocare con i grandi, quindi tutto è molto diverso da fare, insomma. Comunque adesso lui è un giocatore importante per la categoria e per noi, no? Luca è un giocatore che è cresciuto molto anche fisicamente, ha ancora ampi margini di miglioramento. Tante cose le fa bene, altre ancora non le fa bene, quindi deve migliorare in tanti aspetti, però sta crescendo molto e noi siamo, insomma, siamo molto contenti di averlo con noi.